Da Livorno, benvenuti a Livorno-Napoli, partita attesissima perché ci sono sicuramente gli ingredienti per un pomeriggio spettacolare. Antonio Di Gennaro. Dennis, la sponda ancora per Hamsik, si inserisce Hamsik, De Lucia. Hamsik, la conclusione di Hamsik, De Lucia a bloccare. Ancora Pulsetti, c'è quello spazio per il cross, chiude Pazienza, palla in mezzo Lucarelli. Ancora Mozart, prova al sinistro Mozart sul fondo. Aronica cerca Dennis sul secondo palo, prova invece Maggio. Un gol da favola quello di Maggio. Devo dirti una cosa, ancora una volta De Lucia ha dato una palla a Mozart, lo rivediamo sul destro, centralmente pressato, ha perso palla e poi c'è stato questo cambio di gioco perfetto, c'era anche Dennis per calciare al volo. De Lucia prova a metterla in mezzo per Bergvold, ancora Bergvold, Pazienza! Pazienza su Bergvold, qui in ritardo Pazienza. Rivediamo qua. La palla la prende Bergo. Sembrava che forse può togliere la gamba, Pazienza, rivediamo. Lo prende? Non so se lo prende. Lucarelli, la parata di De Santis! La parata di De Santis, secondo rigore consecutivo. Dennis, la posizione regolare di Dennis. In area di rigore, Dennis sempre decentrato, prova la conclusione, sarebbe stato un altro gol magnifico. Anche Filippini sta passando una seconda giovinezza, prova Pulsetti e Santis. Lucarelli, Tavano, la conclusione, doppia respinta, ancora Tavano. Per il pallone in mezzo, salta di testa per Ticone, De Santis! E poi Livorno fallisce con Tavano, il gol del pareggio. Gargano dentro per Dennis, la posizione regolare, De Lucia è spaccata con le mani fuori area rosso. Cigarini costringe De Lucia all'espulsione e poi ci mette le mani in testa perché preferiva far gol. Cigarini! Cigarini! Il Napoli blinda il quarto posto e dà l'assalto alla Champions con Cigarini. Beh, l'ha messa sul suo palo, Marchino è un portiere, se l'è vista all'ultimo, quindi l'ha appena toccata. Livorno chiude ormai questa partita sullo 0-2, perde per la seconda volta consecutiva in questo campionato. Anche se ne segno pochi, però quelli qualche segnato sono sempre stati comunque belli, hanno avuto sempre un'importanza e l'importante era quello.